Caccia al tesoro Amsomeli e i giovani della consulta giovanile, tutti in azione per dare corso allo svolgimento dell'iniziativa da loro voluta. Una serata, quella del 29 agosto 2023, che era stata preceduta dal timore dell'inclemenza del tempo, che poi si è mostrato assai benevolo, e quindi già intorno alle 20 in piazza Roma si è approntata la postazione per gli addetti ai lavori, che ha visto impegnato il vicepresidente Pietro Profita. E non solo lui, ma anche tanti altri che assai compiaciuti hanno sistemato ed approntato l'occorrente per dare il via alla gara. Momenti di frenesia in piazza Roma, allorquanto man mano sono arrivati i vari gruppi partecipanti, compreso un gruppo di Acquaviva Platani. In piazza poi sono arrivati il sindaco Giuseppe Catania e gli assessori Jessica Valenza, che è anche presidente della consulta giovanile, e l'assessore Michele Spoto. A dare voce alla caccia al tesoro è stato il simpaticissimo, quanto vulcanico, Flavio Modica, che ha egregiamente coordinato ed avviata la gara. Dopo aver dato la parola agli amministratori comunali presenti e al vice presidente della consulta, Pietro Profita. Sono questi i gruppi che hanno partecipato alla caccia al tesoro: i Manfredonici, i compagni di merende, Scroscio Doplatene, Alice No Paesi di Meraviglie 93 014, i Sicani, Focaccia al tesoro, i predatori di enigmi e tanti altri ancora, come i Democrostini e Baronesse di Erri. Questi, i capitani dei gruppi, Barbalaura, Intelecato Stefano, Stretta Noemi, Sorce Giuliana, Siracusa Vincenzo, Cristiana Canalella, Cardinale Sara, Di Maria Salvatore, Corbetto Gaspare, Del Moro Salvatore, Mantio Giovanni, Miriam Nobile, Maida Francesco ed Emanuela Zaffuto. Da sottolineare che è stato letto il regolamento per la partecipazione alla gara ed è stata consegnata a ciascun gruppo la busta della caccia al tesoro. Diverse ore di gara, ore frenetiche per trovare il tesoro in giro per vie e viuzze del centro storico, e alla fine la squadra, le baronesse di Erri, ha trovato il tesoro vincendo la gara 2023. È stata la serata dei giovani, dunque, che hanno trascorso la serata fra cultura, competizione, divertimento
e socializzazione. Stasera campeggia la consulta giovanile di Mussomelli e campeggia in questa piazza Roma, in questa serata del 29 agosto 2023. Caccia al tesoro, organizzata appunto dalla consulta giovanile di Mussomelli. Appuntamento in piazza Roma, una caccia al tesoro che prevede una durata di circa 4 ore. Caccia al tesoro, valorizzazione del centro storico, consulta giovanile, eventi estivi qui a Mussomelli e stasera la consulta giovanile. Ecco, vediamo un po' come c'è in questa, cosa c'è scritto in questa maglietta. Caccia al tesoro nella terra di Manfredi. Evidentemente queste magliette sono per i gruppi partecipanti. Esatto, per i membri dello staff. Ah, per i membri del comitato, dello staff. E allora, tutto pronto per la caccia al tesoro? Assolutamente sì, siamo quasi pronti, aspettiamo tutte le squadre per dare inizio a questo bellissimo evento che coinvolge ogni anno centinaia di ragazzi e noi siamo contenti per aver creato tutto questo. Ma questi ragazzi con il telefonino in mano cosa stanno facendo? Allora, innanzitutto col telefonino in mano avranno, visto che ormai è un dispositivo che tutti abbiamo e tutti utilizziamo, noi lo abbiamo capito che dobbiamo coinvolgerlo per far sì che anche la caccia al tesoro sia anche digitale, quindi sarà una caccia al tesoro che comprenderà anche social, che comprenderà anche profili Instagram, quindi è giusto che, seppur fa parte di tutti i giorni, anche dentro la caccia al tesoro, che è tradizione di tanti e tanti anni, sia rivoluzionata. E allora siamo in piazza Roma, 29 agosto, e qui c'è un gruppo nutrito che parteciperà alla caccia del tesoro organizzato dalla consulta giovanile di Mussomelli. E allora, vuoi presentare il tuo gruppo? Sì, intanto buonasera, noi siamo The Outsiders. Siamo un gruppo che partecipa alla caccia al tesoro. Dove? È il primo anno che partecipiamo, speriamo di comunque vincere, però abbiamo, cioè, tutti buoni propositi. Già pensate alla vittoria. Certo. Ma vi siete preparati? Sì, al meglio ci siamo ecco, preparati. Ecco, quale argomento, ecco, sarà, ecco, interessato il centro storico? Che cosa avete studiato di questo centro storico? Allora, abbiamo studiato, comunque siamo di Mussomelli, siamo cresciute in queste strade, quindi sappiamo bene come muoverci. E poi abbiamo studiato come tutte le stradine che si possono collegare tra di loro e quindi siamo pronti per correre e dare il meglio di noi. Ecco, quanti siete? Noi siamo 10. 10? Sì. E allora a me non resta altro che augurarvi, ecco, un successo o successone. Grazie, un successo.
si spera. Ok, stasera parteciperai a questa caccia del tesoro? Sì, sì, insieme. E quanti siete? Siamo in 10. In 10? Sì. Ma vi siete preparati? Sì, un po'. Ci siamo un poco. Ci siamo organizzati tra compagni di classe. Ci siamo diplomati quest'anno e ora gioiamo insieme. Mi raccomando, facciamo una bella figura. Sì, sicuramente. Nella terra di Manfredi, altro gruppo che proviene da Acquaviva Platani. E allora, l'associazione che rappresenta, come si chiama? Si chiama Scruscio do Platani ed è un'associazione socioculturale con obiettivo la promozione del territorio, tra cui Acquaviva. E allora stasera volete portare a casa il trofeo? Stasera porteremo ad Acquaviva, stasera vinceremo, sì, proveremo a vincere per portare anche ad Acquaviva questo magnifico premio. Ecco, il vostro gruppo di quanti è formato? Quanti componenti? Siamo in 10, di cui 8 di Acquaviva e 2 di Mussomeli che ci aiutano appunto nella caccia al tesoro a Mussomeli. E allora ce la metterete tutta l'entusiasmo? Ci stiamo impegnando, ci impegneremo e proveremo a vincere. Ok. E allora continuiamo in questa piazza Roma dove si stanno formando i vari gruppi che parteciperanno alla caccia al tesoro organizzata dalla Consulta Giovanile di Mussomeli. Vediamo un po' chi parla. Ecco, facciamo parlare lui che ci dirà di quanti siete formati, il vostro gruppo, di allora, quanto è formato. Siamo 8. Ecco. La nostra scuola si chiama Spritz Tripla Secca e niente, speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono, riuscire a vincere magari. Ecco, vi siete preparati? Sì. Avete studiato l'ambiente, ecco il centro storico, la cultura varia, vi siete preparati? Sì, sì, abbiamo fatto più o meno un giretto per capire la situazione, nonostante noi siamo il gruppo più giovane, penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter fare qualcosa di buono. E allora farete una bella figura, io penso, o no? Lo spero. Ecco, ok, auguri. Buona serata. Ma io vedo qui un cartellone. Cosa significa? Ecco, vediamo un po'. Cosa significa? Che cosa? Traduzione in siciliano, mi manca la compagna, quindi. Ah, Novi già, ma di qua, ho capito. Esatto. Ma ditemi un po', i conti tornano. Sì, tornano. Adesso c'è la serata da fare, ma per ora contano, tornano. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, una buona serata da parte di Carmelo Barba, che trasmette in anteprima, ecco, con il vicepresidente Pietro Profita, la caccia al tesoro organizzata dalla Consulta Giovanile di Mussomeli. Intanto chiediamo come sarà articolata la serata. Intanto buonasera a tutti, grazie
signor Barba per la presenza sempre costante. La serata avrà inizio alle... Si sente bene, ragazzi, lì in fondo? Mi sentite? Da. Sì? Lì in fondo, mi sentite? Lungo il centro storico, le vie del centro storico. Da un po' inizio. Ci saranno 6 prove. Più ritrovamento del tesoro che è stato già posizionato lungo, all'interno del centro storico. Adesso stiamo aspettando per gli accrediti, dopodiché daremo il via all'inizio ufficiale della caccia 2023, voluta fortemente dai giovani della Consulta Giovanile in collaborazione con la Biblioteca Comunale, l'Associazione Cicerone, il Palazzo Circolo Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli. E bandi quest'anno è molto sentita, abbiamo riscontrato adesioni non solo da Mussomeli ma anche da altre parti del pallone, come ad esempio Bento Sera, Valleluga, Acquaviva, un po' da tutte le parti, San Giovanni Gemi, e questo per noi è motivo di orgoglio, perché vuol dire che stiamo facendo davvero bene e giovani dei paesi limitrofi stanno rispondendo alla nostra chiamata e di questo ne siamo orgogliosi. Ok, e noi ci collegheremo in diretta a più tardi. Grazie, ok. Grazie. Ok, amici del Fatto Nissen, siamo nuovamente in diretta in attesa che inizi, ecco, questa serata del 29 agosto 2023, riservata alla caccia del tesoro promossa dalla Consulta Giovanile di Mussomeli. Tanti i gruppi presenti e io già ho visto arrivare l'assessore, gli assessori, il sindaco, qui ecco che saranno presenti, ecco, all'inizio di questa caccia al tesoro, mentre vedete i giovani che si stanno organizzando per partecipare, intanto per lo staff magliette, caccia al tesoro nella terra di Manfredi, e devo dire che sono numerosi, ecco, i componenti di questa consulta giovanile. Stasera, ecco, si cimenteranno a questa gara diversi gruppi che sicuramente si interneranno nel centro storico, ecco, faranno ricorso ai telefonini per consultare, per aggiornarsi sulle risposte, sui quesiti posti in essere per la caccia al tesoro. Una serata qui in Piazza Roma animata appunto in questa occasione della caccia del tesoro, ma anche per i prossimi appuntamenti degli eventi estivi. Il tavolo della dirigenza dello staff si sono organizzati, evidentemente la tecnologia assiste, ecco, a questi giochi,
a questa partecipazione. Ecco, io vado alla ricerca dell'assessore Jessica Valenza, ecco, che poi è presidente della Consulta giovanile. No. Ecco, assessore, caccia al tesoro, in questa serata caccia al tesoro nella terra di Manfredi. Allora sì, siamo innanzitutto soddisfatti e felicissimi di vedere così tanti giovani. Abbiamo all'incirca un 160 iscritti e quindi per noi già questo è un grandissimo traguardo. E sono felicissima del lavoro che la Consulta Giovani sta portando avanti con molto impegno e dedizione. Sono sicura che andranno avanti sempre verso nuovi obiettivi e lo faranno sempre con un unico obiettivo, appunto, che è quello di mettere al centro i giovani di Mussumeli, una sana competizione come quella di Mussumeli. La Consulta Giovanile, vedo che ci sono tanti giovani impegnati. Sì, ci sono moltissimi giovani iscritti. È un organo che sta prendendo piede, è partito, devo dire, già con molti iscritti, ma ogni mese, ogni settimana se ne aggiungono di nuovi. Siamo anche da questo punto di vista molto felici, perché il nostro obiettivo come amministrazione era quella di dare voce ai giovani mediante questo organo e devo dire che ci stiamo riuscendo. Quindi sono molto molto soddisfatta per questo obiettivo e ringrazio veramente i ragazzi che ogni giorno si impegnano per le attività che portano avanti. Quindi questa sera è la serata dei giovani della Consulta Giovanile di Mussumeli. È la serata dei giovani di Mussumeli, non solo della Consulta. È la serata dei giovani che vogliono mettersi in gioco e lo fanno in maniera con una sana competizione, appunto, come dicevo poco fa. Quindi noi abbiamo solo dato l'organo in mano a loro e loro lo stanno portando avanti egregiamente. Quindi io sono veramente molto molto soddisfatta. Ok, grazie assessore. Vediamo un po' in giro cosa vediamo. Il fatto del pallone, il fatto nisseno tra la gente, per la gente e con la gente. Vediamo un po'. Ok, ragazzi, stiamo quasi per iniziare, però prima di iniziare dobbiamo fare il primo selfie della serata. Quindi ci avviciniamo tutti venite alla transenna. Sindaco, facciamo venire anche i ragazzi da questa parte, guarda, siamo tutti qui. Sì, dobbiamo far venire anche i ragazzi. Va bene. La piazza, perfetto. Roma, piazza Roma, piazza Sole. Allora, l'assessore Jessica Valenza, l'assessore Michele Siamo Polo, tutti? L'assessore okay, le squadre siete tutte? Conte, sindaco arriva. E soprattutto i giovani in piazza Roma che si cimenteranno. Ok, allora in tutti dietro devi portare avanti al tesoro. Ok, selfie del primo selfie fatto. Allora, ragazzi siete tutti. Due minuti e inizia.
e noi vediamo qui una coppa. A che andrà questa coppa? Caccia al tesoro nella terra di Manfredo. Vincenzo? Sindaco. Vincenzo Sapia? In mezzo ai giovani. Sì, è bello ogni tanto ricaricarsi dopo una giornata intensa passata a risolvere le problematiche del comune. Questa sera trovarsi in mezzo ai giovani e in mezzo agli organizzatori alla consulta giovanile di Mussolini, a cui va il mio applauso, il mio ringraziamento per aver organizzato questa serata e questa iniziativa dedicata tutta ai ragazzi e al territorio, perché questa caccia al tesoro ha anche un taglio finalizzato a valorizzare le bellezze di Mussolini, a valorizzare il patrimonio, farle conoscere attraverso il gioco, attraverso l'azione ludica. Quindi un grazie a tutti questi ragazzi che stanno partecipando, sono davvero tanti, sono penso 14 squadre, oltre 140 ragazzi che partecipano, e quindi sarà una serata dedicata al divertimento, all'allegria, alla gioia e anche alla conoscenza del nostro territorio. Ok, ci allontaniamo un attimo dalle transenne così stasera possiamo andare via caccia alla caccia al tesoro, promozione del territorio. Allora, invito assessore Jessica Valenza, assessore Sfoto, il sindaco Trafinosce, promuovere il territorio e farlo conoscere. Dov'è il vicepresidente Pietro? Dove sei? Vieni. Ok, Pietro, vieni. Allora vediamo l'inizio. Davide, tu fine sempre. Allora. Ma si sta aspettando qualcuno? No, sto aspettando semplicemente. Intanto buonasera a tutti e a tutte e benvenuti alla Caccia al Tesoro 2023. Benvenuti, scusate il ritardo, siamo un po' in ritardo, ma ci perdonerete. Speriamo che ci possiamo perdonare con la caccia. Allora, velocemente, perché dobbiamo velocizzare i tempi. Due paroline all'assessore, a chi vuole parlare ovviamente, l'assessore Valenza, il sindaco, l'assessore Sfoto e poi il vicepresidente della consulta giovanile di Mussomeli, Pietro Profita. A voi. Buonasera a tutti, è veramente un piacere vedervi qui questa sera così numerosi. Quando ci siamo riuniti il primo incontro con i ragazzi della consulta per organizzare questa serata eravamo un po' preoccupati, però devo dire che le aspettative erano alte e il risultato è più che positivo, quindi sono veramente felice. Sono sicura che questa sera ci divertiremo. Posso solo fare un in bocca al lupo a tutti voi, a tutte le squadre. Non dico vinca il migliore, perché secondo me siete tutti i possibili vincitori, perché tutti squadre di ragazzi in gamba. Quindi vinca la squadra più veloce, mettiamola così. Permettetevi prima di iniziare di ringraziare tutti voi per il vostro impegno e per essere qui questa sera, ma soprattutto ai ragazzi della consulta. Dovete sapere che qualche anno fa, quando abbiamo istituito appunto la consulta giovani, anche in quel caso le aspettative erano alte. Però devo dire che i ragazzi che per adesso fanno parte della consulta giovani stanno facendo veramente un lavoro eccezionale e quindi a loro va il mio personale ringraziamento per l'impegno, la dedizione
che stanno mettendo in questo progetto, al quale io in primis, ma tutta l'amministrazione, teniamo in maniera particolare. Per noi la Consulta Giovani non è un organo come tanti all'interno dell'amministrazione, dell'apparato dell'amministrazione comunale, ma è un organo che, a cui, ripeto, teniamo tanto, perché è l'organo che dà voce ai giovani di questo paese, e noi ci tenevamo in maniera particolare. Attraverso i diversi progetti che portano avanti e anche attraverso questi momenti ricreativi e momenti appunto di confronto. Quindi volevo anche dirvi che a novembre ci saranno le nuove iscrizioni, chiunque può partecipare, può iscriversi alla consulta giovanile e può dare il proprio contributo. Quindi vi invito a farlo, perché è veramente importante, ognuno di voi può dare il proprio contributo per il luogo dove avete deciso almeno al momento di vivere. Quindi vi invito fortemente a farne parte. Ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno contribuito. Poi lo ringrazieremo, poi, infatti, poi lo faranno magari, lo faranno loro in maniera un po' più precisa, ma li volevo anche ringraziare per l'importante contributo che hanno dato per la realizzazione della serata. Quindi di nuovo un forte in bocca al lupo a tutti voi che stasera parteciperete, e saremo qui tutta la sera a divertirci insieme. Io ho tenuto solo qualche secondo solo per ringraziare ciascuno di voi per aver aderito a questa iniziativa, e per ringraziare la Consulta Giovanile, uno, per aver organizzato questa bella serata, perché sono certo che sarà una serata divertente, allegra e anche all'insegna della conoscenza del nostro territorio, e due, perché è sempre motivo di stimolo la consulta e le idee che vengono fuori dalla consulta. Chiudo semplicemente invitandovi a partecipare intanto alla Fiera del Castello dall'1 al 3 di settembre, poi il 5, il 6 e il 7 settembre avremo le notti bianche, quindi avremo tanta musica, avremo delle tribute band, Zucchero, Loredana Bertè, i Pink Floyd, avremo il DJ a fine serata, a fine delle tribute band, e poi il 9 settembre, sabato 9 settembre, avremo il misterioso cantante, gruppo che si esibirà a Mussomeli. Quindi vi invito tutti a partecipare, nelle prossime ore vi sveleremo di chi si tratta. Semplicemente voglio aggiungere un premio speciale alla squadra vincitrice. Allora, la squadra vincitrice questa sera vincerà una giornata da amministratore. Il capogruppo farà il sindaco per un giorno, la squadra vincitrice faranno gli assessori. Questa cosa non la sapevamo, però è una cosa, un applauso, grazie sindaco per questa. Buon divertimento, buona serata a tutti. Assessore Spoto, due parole veloci. Ciao a tutti, voglio fare i complimenti alla consulta giovanile per aver organizzato questa caccia al tesoro. Ragazzi, un attimo d'attenzione, sì. Ragazzi, un attimo d'attenzione, stiamo iniziando. Un attimo d'attenzione, grazie. Vabbè, stiamo iniziando, quindi diciamo, ho avuto la fortuna di fare altri progetti con la consulta giovanile. Il Natale in vetrina l'anno scorso e l'anno fa. Ho accolto sempre i vostri progetti con piacere e do sempre la mia disponibilità per organizzare qualsiasi altra iniziativa. Complimenti a tutti e buona caccia al tesoro a tutti. Grazie. Pietro, è doveroso. Due parole. Allora, grazie a tutti che mi ha preceduto, diciamo che ha già detto tutto. Ringrazio l'assessore Valenza per la disponibilità, l'assessore Spoto sempre a mio fianco, e poi consentitemi di ringraziare il sindaco, perché è stato fondamentale per questa iniziativa, perché mi ha supportato e sopportato in questi giorni, e vi dico un grazie personale di cuore. Buona caccia a tutti e che vinga il migliore. Grazie.
Allora, ragazzi, molto velocemente però... Era il vicepresidente Pietro Profita. Perfetto. E come allora, è doveroso ringraziare gli sponsor di questa serata, perché senza il loro supporto hanno tutto questo non è stato possibile realizzarlo. In primis, Jessica Valenza, il sindaco onorevole Giuseppe Catania, l'assessore Michele Spoto. Vision, Ottica Mamo, noi chiudiamo qui questa diretta sempre per il fatto di seno, per il fatto delle pallone, e vi do appuntamento alle prossime dirette. Ciao a tutti. Shopping, torrefazione, Manfredo, torrefazione a Lenza, non solo pizza, sita del mangia, tutto scuola. Dobbiamo fare un grande applauso agli sponsor per aver contribuito alla realizzazione di questa serata. Ringraziamento va anche al nostro SG Production, a Salvatore Giardina, per aver montato questo, perché se no non ci sentivamo, non ci sentivamo. E allora iniziamo con le squadre. Per velocizzare, se il vicepresidente è d'accordo con me, facciamo solo presentazione alla squadra e motivazione del nome e basta, perché non arriviamo con i tempi, se no. Che dite, ragazzi, va bene? Mi dispiace per chi ha preparato qualche inno, motto. Il motto è 3 secondi, ma chi ha preparato l'inno mi dispiace, raga, perché dobbiamo andare... Ecco, già le baronesse, ora arriviamo, ora ci arriviamo. Allora... La prima squadra che ho qui si chiamano A Cavallo. Un applauso! A Cavallo. Allora, vabbè, solo vanno bene, va bene solo il capitano, in questo caso il capitano. Buonasera. Il microfono, l'altro microfono. L'altro microfono, un attimino. Allora, a cavallo, perché questo nome? Dobbiamo, dov'è l'altro microfono? Grazie Pietro. Assistente. Allora, perché questo nome? È una storia lunga, da anni che ci chiamiamo così, da altri giochi di squadra, siamo sempre rimasti gli stessi. Però loro non lo leggono, perché giustamente a cavallo con scritto H e poi scritto ballo, quindi un applauso per questa licenza poetica, complimenti, grazie. Allora, prossima squadra, molto velocemente, prossima squadra, i Manfredonici. Un applauso ai Manfredonici. No, chi abbiamo come sono un po' impedito questa sera. Buonasera Stefano. Allora, Stefano, sei il capitano di questa squadra. Sì. Perché Manfredonici? Solamente per dare sempre omaggio a chi ci ha dato le origini in un certo senso. E quindi oggi abbiamo voluto fare questo omaggio a Manfredo Chiaramonte. Va bene, grazie mille. Un applauso a Manfredonici, bravi. Allora, la terza squadra è Spritz e Tripla Secca. Un applauso! Buonasera. Allora, Noemi, dimmi perché avete scelto questo nome, come mai? È in onore di una nostra amica che non ha potuto partecipare e voleva che mettessimo questo nome. Va bene. Allora, in onore a questa amica, facciamo un applauso a questa amica che non c'è, mi dispiace. Noi ci divertiremo comunque. Grazie Noemi. Allora, andiamo avanti. Allora, la quarta squadra ha un nome particolare che mi piace molto. Compagni di Merende! Dove sono Compagni di Merende? Buonasera! Citazioni a parte. Allora, buonasera. Io non sarei il capitano, però fai le veci, perché... No, io in realtà ci ho scritto quel tuo nome. Sei ormai il capitano. Allora, perché questo Compagni di Merende? Era il più politicamente corretto tra quelli proposti dal gruppo. Ok, ma avete un motto? Me lo chiedo perché è interessante. Quindi la situazione potrebbe essere... Al momento è meglio non chiedere, magari esatto. più tardi, va bene, grazie mille. Andiamo e continuiamo in rassegna. Allora, questa è una presentazione importante, perché dobbiamo ringraziare, in questa caccia non ci sono solo mussomelesi, è importante, e abbiamo coinvolto, hanno accettato l'invito. Dobbiamo fare un grande applauso allo Scruscio con Platani. Va
Buonasera Vincenzo, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Allora, due paroline, giusto perché siete una nuova associazione nata da poco, ed Acquaviva. Parlaci veramente due parole di quello che state facendo. Allora, è un'associazione socioculturale, è nata con l'obiettivo e con lo scopo di promuovere attività nel territorio. Va benissimo. Grazie per la vostra presenza, la collaborazione è sempre. Grazie a voi, grazie a Pietro, grazie al sindaco, grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Ancora grazie, scusi Ducati. La prossima squadra ha un nome abbastanza particolare. Facciamo un grande applauso alle scioccati, tutti scioccati, silenzio stampa. Ciao Cristiana, ciao. Devi rispondere a questo silenzio con Vale, perché questo psss? Tutti zitti, allora, ragazzi, tutti zitti. Perché come serpenti strisceremo verso l'obiettivo senza pietà. Ok, vabbè, se siamo da guerrite serie, vabbè, un applauso alle psss. Grazie Cristiana, grazie Cristiana. Ah, avete il motto? Siamo serpenti, sputiamo veleno. Ma che facisce, non dice, scusate. Abbiate paura perché vinceremo. Oh! Questa è una minaccia, una sfida, ragazzi, quindi tutti, soprattutto voi, tutti subito pronti. Allora, un'altra squadra, un nome veramente molto bello, un applauso per Alice Nu Paesi Meravigli 93014. Allora, eccoli, mi dispiace, allora loro sono stati, no, è stata la prima squadra che è venuta a chiedere per fare il vino, purtroppo non possiamo fare, mi dispiace, non c'è con i tempi, però potete deliziarci voi con altre cose, dico, poi non spoiler. Allora, Gero, perché Alice non paese di meraviglia? Allora, diciamo che questo nome l'abbiamo trovato quasi subito perché nel nostro gruppo abbiamo visto una vena pazza che ci contraddistingue, perciò noi diciamo che abitiamo un po' nel nostro mondo delle meraviglie. E quindi a Mussolini, non è andato il esatto, cioè, esatto. È il nostro paese delle meraviglie. E un applauso, grazie Gero, grazie mille. Allora, il motto. Scusate, il nostro motto è... Vieni Francesca, vieni, non posso Francesca! Allora, ci rivolgiamo un po' a tutti. Vi diciamo una cosa, ricordatevi che Emilie su pazze. Bravo, un applauso! Allora, andiamo avanti, rassegna, un applauso per i sicani! Dove sono i sicani? Buonasera. Allora, con me questo nome è un po' banale, però lo devo fare. Sì, perché siamo ragazzi mussoneri, che rappresentano, e dopo sono altri ragazzi, l'associazione Strauss, che lo stiamo scoprendo. Quindi dobbiamo fare anche un applauso all'associazione Strauss, che promuove sempre il territorio con ragazzi volontari, no? E di dove vengono? Chi c'è oggi? No, tutta Europa, Serbia, Spagna, Francia. Perfetto, quindi questa è una caccia internazionale. Grazie ragazzi, un applauso! Allora, questi mi fanno molto molto ridere, perché dobbiamo fare un grande applauso ai Focaccia al Tesoro! Che faccia si imprende? Che successo, Gasparone? A posto? Allora, come mai Focaccia al Tesoro? Allora, il nome è nato dal fatto che tra mare, piscine, serate, siamo sempre stati accompagnati dalle focacce, in particolare le focacce del giornale. Non giornale, giusto, che è il nostro sponsor, Quindi per questo. Ok, vabbè, il motto era... concentrazione, scusate, momenti di concentrazione. Focaccia, una storia infinita. Ok, applauso, Focaccia al Tesoro! Allora, la prossima squadra, quest'anno siamo tanti, siamo 14 squadre, la prossima la squadra sono i Riddle Riders, predatori di enigmi. Scusate per l'inglese che fa veramente... ok. Tranquillo, per l'inglese. Okay. Però è importante questo predatori di enigmi, mi piace molto. Diciamo l'ispirazione parte principalmente da Batman, che è un villain, Riddler, appunto un esperto di enigmi con cui
tra le sue idee. Quindi questa sera voi siete a posto perché c'è un po' di nidi da risolvere. Diciamo. Allora, e quindi nasce qui il nome. Sì, quello è il motivo per cui nasce il nome. E abbiamo anche un motto. Vai. Il nostro motto è molto per i trendi, proprio alla. Portato di tutti. Sì, molto. Ed è unione, passione e che soprattutto vinca il migliore. Applausi, grazie, grazie, predatori di sogni. La prossima squadra sono i Lakers. Oh, pure con la magliettina. Buonasera ragazzi, Peppe a te. Buonasera a te. Buonasera. Voi basketari questa notte, questa sera. Noi ci chiamiamo i Lakers perché nel lontano marzo 2023, nelle fredde giornate... Lontano, vuoi sapere qualche... Lontano, già siamo a Natale. Giù. No, è già Natale! Abbiamo ristrutturato una casa e questa casa simboleggia per noi il nostro punto di ritrovo nelle fredde giornate di Mussomeli, le sere con gelanti di fare. E ci ritroviamo lì e ci serve appunto per stare insieme e... fare gruppo, il vero, la vera essenza dell'amicizia. Giù, e bravi Lakers, il motto! Abbiamo il motto. Ah, proprio, no, voi grandissimo. La palla del basket è dura, ma la nostra testa di più. Bravi ragazzi, bravi Lakers. Andiamo avanti, sono le ultime tre. Un applauso per i The Outsiders. Buonasera! Ma gli altri membri lo sanno che vi chiamate Outsiders? Allora, Miriam, questo nome è stato tripolato, penso, esatto, no? Sì, non c'è una reale motivazione, sono sincera. Però... faceva figo. Esatto, era il meno peggio. Era il meno peggio, quindi. Avete un motto? No. Va bene così! È tutto, ma bravissimi! L'importante è che vi divertite! L'importante è questo! Bravi Outsiders, oh, arrivano i miei preferiti. Dobbiamo fare un grande applauso per i Democrossini! Francesco, a lui ti sente perché ho paura. Allora, perché il nome? Il nome coincide col motto, perché noi siamo i Democrossini e non promettiamo sogni, ma croccanti realtà. No! Grazie, grazie! E pronto uno per tutti! Facciamo un giorno buono! Un applauso! Aspetta che riesco il costino! Un applauso a Democrossini! Dai! Arrivano loro! Arrivano loro da una parte magica del paese, di questo Mussomeli 93014, un'altra squadra. Dobbiamo fare un grande applauso alle baronesse di Harry. Baronesse di Harry, baronessa, buonasera. Buonasera. Allora, da dove è nato questo nome? Allora, vi leggiamo il nostro... diciamo motto, cioè il motto è più alto più oltre, però c'è una spiegazione, la facciamo così sempre in modo particolare, vai, nostro, vai, vai, vai. Alla caccia al tesoro siamo venuti a partecipare, perché il tesoro speriamo di trovare, le baronesse di Harry noi siamo e solo con questo santo noi ci spostiamo. Baronesse è il nostro stile di vita, sulle spalle, sul cuore la corona abbiamo cucita, più alto e più oltre, più oltre è il nostro motto e siamo pronti a fare il botto. Bravo, baronesse di Harry, ma per chi non l'avesse capito, Harry, perché vengo da San Enrico! Ragazzi, voi siete sempre presenti, siete le migliori, grazie, grazie, grazie. Allora, con le squadre abbiamo finito, siamo pronti, ma adesso una cosa importante, importantissima, il regolamento. Perché tutti voi all'iscrizione avete ricevuto il foglio del regolamento, spero che l'abbiate letto. La cosa fondamentale, raga, è che l'obiettivo di questa serata, che noi abbiamo voluto fortemente, perché è molto partecipato, è bellissimo vedervi tutti qui pronti a giocare, è divertirsi. E il rispetto reciproco delle squadre è fondamentale. Quindi non dico altro, perché ovviamente dobbiamo iniziare, inevitabilmente, però rispetto reciproco e rispetto anche per i giudici. Quando tornerete per le buste,
rispetto per i giudici. Se un giudice dice sbagliato, non facciamo questioni, ragazzi, perché dobbiamo solo divertirci. Va bene? Siete pronti? No, mi sa, siete pronti? Ok. Capitano in fila. Allora, siete pronti? Guarda quanti sono. Una foto, fateci una foto che sono belli. Allora, datemi il posto. Le consegno e le mani vanno su, in alto, non l'aprire. In alto. Datemele tutte. In alto. No, una. È tutto col numero 1. Controllate che siano col numero 1. 1. Tutte alto, non le apriamo. Non le apriamo. Fai quello che vuoi, sono tanti stessi. Allora, grazie. Ma ragazzi, non le apriamo. In alto. Vai. In alto. Ci sono le ultime due. Allora, ladies and gentlemen, signori e signori, in fondo siamo pronti, in fondo siamo dove? Roberto, vicino. Dov'è? Siamo pronti lì? Con la canzone che ci serve, bella? Ok, allora, ladies and gentlemen, signori e signori, siamo pronti per la caccia al tesoro, al mio tre, partite come i pazzi, come fate al solito. 1, 2, 3, che la caccia abbia inizio! Partita la caccia al tesoro, ecco, organizzata dalla Consulta Giovanile di Mussomeli. Scrivete nelle buste il nome della squadra. Ecco, grazie. Vediamo la prossima diretta. Ciao a tutti. Di cucire pantaloni, moglie li stiro io. Mi stiro le cose mie. E io va canto io. E complimenti. Mamma, zia, dove sto andando? No, a me devo andare. Mamma, ma papà si sta facendo la palla. Ah, sogno. Vabbè, me ne sto andando che c'è Matteo già fuori. Allora, o da mangi, perché cosa che buono sembra così, è come fatto come egli. Che si passa con me? Ecco, la tua figlia ci fa essere mezza giornata a cucinare. Cucinare la figlia? Sì, mangia. No, no, noi arriviamo di giorno. Grazie. Non ti senti più male, ci passano tutte cose. Arrivederci, grazie. Vai a mangiare l'osceria. Continuiamo qua a cucinare. In un caldo pomeriggio di agosto, nel famoso quartiere di Sant'Enrico, un gruppo di vecchiette cullarterie si ritrovano a cucinare la salsa in una campagna abata vecchia. Per passare del tempo, decidono di recitare il rosario. Santa Maria, Madre di Dio, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta tra donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Santa, signor Rossi, mi ho dovuto mandare un bimbo marito per combattere con questi via chi è qua. Santa Maria, piena di grazie. Beh, già amato, un pochetto mi sa andare. Ora che ci vedo a chiedere appena arriva dentro, mamma mia. Camurriazza, vi ho detto che c'è che andare in ammaccone, ma che cosa si può fare?
Vergine della Massa mi cade! Oh, Vergine Santissimo, come tu li innamorati! Stasera appena arrivo che giochiamo giù a Giunì, mi dura una fracchiata di pina qua a Uglierola, mamma mia! Forza mia! Lei, vieni a raccapare questo cutino, questo comincio più cutino, Vergine Maria! Ai ai, mi tagliavo! Ma come ti tagliassi? Dai su staglia sangue, va, piglio un coppeno con te, quando piglio un coppeno. Io non ricamo un coppeno. Di chi? La figlia che ricami mi piace sempre più note. Cuggettino. Ecco, io sta cuggettina. Ma arriva, questi chi ricami mi piace sempre anche dall'angolo. Ma che sto cosa vedere? Ma ti prego a mangiare tutti i santi. Va, va, basta che fai gli altri. Moglie, metta la pasta a capo che fanno i primi panama. Vai la pasta. Dai, ti attaccavo un po'. Ma attaccai, grazie. Moglie, mi tagliamo un po'. Che stanno a sentire. Papà, ti metti male. Papà. Vai. Speciale, squisita. Mammi, dalle cucce, amatita chi sei? Ah, bella ragazza. A che parti? Sono qui. Quieta, amata, pata, sieda. Che punto è la salsa, no. Ci? Sto cugina. Non è l'anni i terreni, te genitori? No? No, sono di Milano, io abito in città. Pensa alla salsa, cica, sa brucia! Alfonso, mica te lo fa conoscere! Ti sei così, non sta bella giacchetta! Dai, stai così! Grazie, bambino, tu sai che sei una cosa speciale, squisita, se, gioia mia! Ci, arrivi la salsa, ci! Casi, stavo facendo tutta di sutta! Non la farà bruciare! Amore! No, ah, ho assaggiato! Zia Lina! Sì, non ti sento bene, parecchio forte! Zia Lina, mi sento! Sordo. Mi sento bene! Salve! Piacere! Allora, fare un pupiglio questa camicia di stessa strana! Grazie, gioia mia! No! No! Mi rompo perché stavo facendo la barba e mi si... mi esce sangue! Sangue! Claro. Tutte cose da dire! Appunto! Marina, per favore, non la posso tirare? Soprattutto che a Mustumel ci sono diversi scenari in base a che giù che fa uno. Tu amo!
ai vecchieri che fanno l'ana per la mernata che va bene, uomo a chi che fa la salsa che in questo periodo ci sta bene, uomo ai vecchieri che affacciato un balcone che stirano le robe, uomo i picciotti che allegrano un paese con i canzoni. E poi sappiamo che soprattutto in Barbera, siccome c'è sta corteglio, uno si taglia e se ci passa la pelle per disinfettare.